L'idea è nata non tanto come un evento sport, ma tanto, cioè,
condizioniamo 10 macchine perché sono quelle che hanno le disposizioni di dare in momento nel sottostrada che non devono muovere, ma invece di portare avanti la cosa anche negli anni che abbiamo gestito dal punto di vista burocratico. E quindi appunto le attività sono principalmente la raccolta, ovviamente utilizzando PC che effettivamente poi possono essere interessanti una volta ricondizionati, perché ovviamente c'è PC, comunque abbiamo una soglia minima qualitativa sulle macchine che decidiamo di prendere, cioè ovviamente noi siamo una discarica di tutti i pezzi. Poi ovviamente le attività di ricondizionamento utilizzando il processo operativo, utilizzando quelle distribuzioni che di volta in volta ci sembrano più adatte al progetto che nel contesto vogliamo portare avanti, e poi ovviamente una ridistribuzione di queste macchine, gli aspetti di relazioni con le altre associazioni incorporate principalmente dal centro servizi per il volontariato, adesso diciamo che si chiama Agire Sociale, comunque è un centro che in tantissime realtà italiane è a supporto delle varie associazioni di volontariato, di questo di fare meglio con le altre associazioni di metterci in contatto con loro, e appunto una volta che queste macchine sono pronte, alcune persone delle associazioni di destinatari vengono presso la nostra sede e facciamo un paio di serate produttive, il talk che avete sentito di Fabio questa mattina, non manca mai perché serve un po' a spiegare, l'obiettivo è quello di dargli delle macchine, però di dargli anche gli strumenti per poter utilizzarle in maniera efficace, perché ovviamente facciamo sia qualcosa che magari vedete nel talk forse di Paolo dopo, comunque li mettiamo in grado dal punto di vista vedere le demo, gli effettivi esercizi sulle macchine, per l'utilizzo dei vari programmi, ma non manca anche una parte più introduttiva per spiegargli perché abbracciamo sempre il libro, perché è nato il progetto di ciclici, eccetera. Quindi un po' che sono le cose che vi sto dicendo adesso e che vi hanno già detto prima. Questi sono i loghi dei partner del progetto, quindi appunto il Comune di Ferrara, Ingegneria Senza Frontiere, c'è cioè questo progetto di volontariato, l'Associazione Informatici Professionisti, sia il Comune che l'Associazione Informatici Professionisti sono qua, tra l'altro tra i patrocinatori anche di questo evento. L'Istituto Tecnico Copernico Carpegiani, qua ovviamente rientrano i vostri professori, perché già da diversi anni abbiamo collaborato e infatti collaboriamo tuttora nel ricondizionamento di queste macchine, quindi di fare dei laboratori dove chi ricondiziona le macchine si trovi, nel senso che ovviamente sotto istruzione, insomma, il supporto dei soci dell'associazione, però effettivamente aprite, smontate, lasciate da staccare, cambiate il pezzo se è guasto, e poi una volta che la macchina dal punto di vista hardware funziona viene effettuata tantissima installazione. Quindi questo è un po' quello che viene fatto. Ecco, questo che vedete è un piccolo laboratorio che è stato il risultato di macchine ricondizionate, non sto a parlarvi del perché di San Carlo, che ovviamente è successo in questi mesi di Ferrara, sono delle province della regione Emilia Romagna, lo sapete benissimo, però c'era stata la richiesta di poter avere dei PC connessi a internet per le persone a San Carlo. Purtroppo in realtà il progetto non è durato tantissimo, perché poi anche la sede dove erano state messe queste macchine è diventata inagibile, però almeno ci abbiamo trovato. Questa è un po' l'attività che è stata fatta. Dicevo, nella fiera, questo è un bellissimo frotto del nostro banchetto, dove stai in fiera, assomiglia un po' al banchetto che abbiamo lì all'ingresso, quindi ovviamente un'occasione dove fermarsi, chiedere, parlarsi, quindi di condividere, perché l'obiettivo è di condividere quelle che sono le nostre iniziative e quello che facciamo. Linus Day, ne ho già parlato, vi dicevo, è un evento nazionale organizzato quest'anno in 119 città d'Italia, quindi in altri 119 sedi in questo momento qualcuno sta parlando, una platea di Linux e di software libero, e quelli sono gli articoli sui giornali dell'anno scorso, semplicemente. Lì non si vede moltissimo in quella mappa, però quella mappa lì
è fatta con una mappa di OpenStreetMap. OpenStreetMap, per magari per chi non lo conoscesse, sono delle mappe libere, liberamente utilizzabili, diversamente dalle mappe di Google che voi utilizzate, ma seppur in maniera apparentemente gratuita, utilizzando, nessuno vi chiede nulla, però se doveste usarle per scopi commerciali, ovviamente ci sono delle licenze ben specifiche di utilizzo. Nel caso invece di OpenStreetMap, al di là ovviamente di una citazione che è doverosa, nel senso che, come vi diceva Stefano prima, mi parlava di licenze per quanto riguarda i dati, e in questo caso appunto la licenza mi dice che potete liberamente utilizzare il dato purché ne citiate la fonte, nessuno specifico. La licenza di Osma è un attimino più articolata, ma diciamo giusto per darvi il concetto di licenza Creative Commons, e appunto potete utilizzare liberamente. Quello è un esempio di una mappa di tutte le location dei Linux Day. Tra l'altro, la mappa che c'era sul nostro sito per indicare dove eravamo qua come evento, ovviamente è stata fatta con OpenStreetMap. Cosa facciamo e cosa vorremmo fare? Ovviamente come associazione siamo tutti volontari, più siamo e più riusciamo a fare attività, questo ovviamente è innegabile. Quindi oltre agli incontri che già facciamo, ci piacerebbe fare molti più incontri, quindi fare molte più serate informative, giornate informative, sia per quanto riguarda l'etica e la filosofia del software libero. Poi abbiamo fatto alcuni esperimenti per la realizzazione abbastanza veloce di laboratori informatici, questo è grazie a Giovanni Braga, che è uno dei nostri soci, che stava seguendo insieme a noi questa attività, appunto utilizzando con Mozilla realizzare in maniera abbastanza rapida, su una ventina di minuti, velocemente sono delle macchine in un laboratorio. E quindi anche in questo caso qua magari è sicuramente un argomento piuttosto interessante, diciamo ce lo stiamo ancora provando un po' fra di noi, però tarando bene una presentazione, questo sicuramente può essere una cosa che può interessare gli amici che magari sono molto riguardo ai laboratori informatici. Ho citato BIM, l'avete sentito anche magari parlare stamattina, semplicemente perché qualche tempo fa sono stata una bellissima presentazione di Mauro Tortonesi, che è uno dei nostri soci e organizzatore dell'evento, e per esempio anche quello è sicuramente uno strumento, ovviamente non si tratta di un intervento diciamo introduttivo, un intervento fortemente tecnico per chi ha dentro all'argomento, però mi è piaciuto molto e quindi ci piacerebbe per esempio riproporlo anche a Ferrando se ne segue. Altre iniziative potrebbero essere appunto fare degli incontri tematici su OpenStreetMap, quindi farvi conoscere meglio la realtà di OpenStreetMap facendo per esempio dei mapping party. Anni fa ne avevamo fatto uno, adesso diciamo ormai la realtà di Ferrara, grazie ai mappatori, Stefano è uno dei mappatori più accaniti, e quindi diciamo è mappato molto molto bene, però diciamo potrebbe essere interessante mettersi lì, ognuno con il proprio GPS, i cellulari, tutti quanti con disposizione, comunque è abbastanza facile avere a disposizione uno strumento di questo tipo e vedere come utilizzarlo e diventare a vostra volta realizzatori di mappe libere, quindi un po' come in Wikipedia potete contribuire per, diciamo, per aumentare i contenuti che stanno diventando di Wikipedia, per migliorare i contenuti che stanno diventando di Wikipedia, diciamo passatemi il concetto però in maniera abbastanza simile, ovviamente applicato nell'ambito della cartografia, potete fare utilizzando gli strumenti GIS Open e ovviamente utilizzando una OpenStreetMap. Ecco, tempo fa organizzavamo, so che questa è un'altra iniziativa che volevo riproporre, organizzavamo delle cene dove invitavamo personaggi, diciamo che noi ovviamente sono piuttosto famosi, questo è Renzo Dauli, professore dell'Università di Bologna, ed è fra l'altro il presidente di Essori, che è un'altra associazione nazionale nell'ambito diciamo, della tutela e della promozione del software libero, e anni fa avevo invitato anche Paolo Tidis, non so se lo conoscete, comunque è un noto giornalista, che si occupa, diciamo, in particolare nel suo blog, fra le altre cose, si occupa anche di tutte le informatiche.
quindi appunto cosa succedeva in questa scena? Semplicemente incontravamo queste persone e ovviamente queste persone si parla, si condivide, quindi ovviamente la cosa più bella è quella di vedere per esempio cosa stavano facendo magari in quel progetto, in quel posto di ricerca, eccetera. Questo vale in realtà non solo in questi contesti, ma vale in tutti i momenti in cui abbiamo occasione di trovarci. Per esempio, dopo Linux Day, ovviamente siamo soliti ritrovarci per una cena fra amici, semplicemente per chiacchierare, parlare, proprio questa nostra realtà. Forse era partito magari prima, non sono insieme nello sfondolare, ma ti ho visto che c'era una salama e c'era una maglietta del gruppo di Debian, magari faccio vedere. Quella è una foto banalissima che abbiamo scattato in un momento che ci avevamo scorso. Quindi è un po' per farvi capire che non c'è solo, diciamo, molti mi chiedono, avrei, diciamo, non so se venire ai vostri incontri, perché magari non sono una persona tecnica, ma assolutamente non sono un problema, nel senso siamo lì anche per passare in